Prof. Perfetto. Ok, allora, come promesso, oggi guardiamo un pochino gli esercizi che possiamo trovare sul testo di compendio, questo qui, al testo di base del nostro corso. Si chiama Esercizi di macroeconomia, come vi ho detto ieri, l'editore è il Mulino e l'autore David Findlay. È un testo su cui possiamo fare un po' di esercitazioni e da cui, pescando gli esercizi, potete prepararvi per la parte, diciamo, più legata alla teoria dell'esonero. Potrebbe anche esserci all'interno dell'esonero qualche domanda del tipo: alla luce di quanto studiato, spiegatemi la crisi del 2008. Ok? E questa cosa lì non la trovate. Ok? Però diciamo che copre gran parte di tutto di quello che potete trovare sull'esonero. Allora, partiamo oggi a vedere che tipologie di esercizi, così per fare un po' di esempi rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Vabbè, il capitolo 1 è definitorio, diciamo, e quindi non c'è nulla di particolare che vorrei discutere con voi rispetto agli esercizi. Vediamo un pochino rispetto al capitolo 2, problema 1. Ok, ve lo leggo, disegno i dati, poi cerchiamo di risolverlo insieme, perché il senso di fare un po' di esercizi insieme non è tanto io li faccio e voi li copiate, perché a quel punto ce ne andiamo a casa, ci stanno le soluzioni dietro e lo fate da soli. Il senso è darveli adesso in pasto per capire l'approccio che dovete tenere e se c'è qualcosa che dovete rivedere, perché l'esercizio, diciamo, riesco a farlo. Allora, considerate un'economia che produce solo tre beni: carne, uova e vino. I prezzi e le quantità vendute di ciascun bene nel 2015 e nel 2020 sono riportati nella tabella che segue. 2015, quantità, carne, tutto cosa produce, uova e vino. Le quantità nel 2015 sono 10 e 8. I prezzi, quindi facciamo così, i prezzi sempre di carne, uova e vino sono 2,80, 0,70 e 4. Nel 20 invece abbiamo 7, 13 e 11. Costo 3,30, 0,35, 4,50. Domanda A: calcolare il PIL nominale per i due anni. Quindi PIL nominale 2015, PIL nominale 2020. PIL nominale 2015, che faccio? 10,9. Prezzo per quantità, quindi faccio, se voglio essere particolarmente bravo, scrivo che la mia
quantità, il mio valore che sto cercando è uguale alla sommatoria dei prezzi per le quantità, dove I va da 1 a 3, perché ho 3 beni, per l'anno 2015. No? Così lo scrivo in maniera veloce e so di che cosa sto parlando. Quanto faccio? Avete una calcolatrice a portare di mano? Tutto, voglio sapere il risultato, qual è il più indovinato? E per farvi abituare a fare il conto, tutto qui, 67. Stessa cosa faccio per il 2020. Somma, prezzi per quantità del 2020, 82,25. Quindi la definizione di PIL nominale ve la ricordate sostanzialmente. Seconda domanda: calcolare il PIL reale nel 2015 e nel 2020 ai prezzi dell'anno base 2015. Quindi PIL reale nel 2015 uguale a, esatto, PIL reale 2015, sempre 67 euro solo, perché l'anno base è 2015. Come scrivo il PIL reale del 2020? 7. Come scrivo? Poi quello che devo fare lo farà bene. Lo scrivo così: prezzi del 2015, quantità del 2020. Ok? Poi so che devo fare 7 per 2,80, 13 per 0,70, 11 per 4 e sommare i tre risultati. E mi viene 72,7. Ok? E quindi anche il PIL reale lo so fare. Poi C, calcolare il deflatore del PIL nel 2015 e nel 2020. Come faccio? Nominale tratto PIL reale. Ok, PIL nominale tratto PIL reale. Quindi, ancora una volta, nel 2015 è abbastanza semplice il mio deflatore, no? Perché è 1. È 67 su 67, giusto? Mentre il deflatore del 2020 è 82,25 diviso 67, che fa 1,13.
Domanda D. Calcolare la variazione percentuale del PIL reale del deflatore del PIL tra il 2015 e il 2020. Spiegate che cosa misurano le due grandezze. Chiara la domanda? Calcolate la variazione percentuale del PIL reale e del deflatore del PIL nel 2015, scusate, il 2015 e il 2020. Spiegate cosa misurano le due grandezze. Ci siamo? Quindi, variazione percentuale PIL reale. Questa non ci serve più perché non dobbiamo più calcolare nulla con questi. Vediamo. Non ci interessa più. Variazione percentuale di delta PIL reale a quanto è uguale in percentuale, abbiamo detto. Come lo calcolo? C'è tutto qui, è quello che vi serve. Come si calcola una variazione percentuale? Prego, dica. Quindi 72,7 meno 67 diviso 67, giusto? Poi lo moltiplico per 100 per ottenere la percentuale. Quanto fa? Otto, mi fa 20%. Ok? Stessa cosa, percentuale delta deflatore, il deflatore è 1,13 meno 1 diviso 1, di nuovo applico valore percentuale per ottenere 13%. Che vuol dire? Interpretiamo questi due numeri. Che ci dicono questi due numeri? Che ho calcolato? Ma. Chiaramente se avete urgenza di intervenire da casa, noi ci siamo, eh? Se mi volete dire qualcosa rispetto a che cosa abbiamo calcolato. Posso? Certo. Cioè, nel 2020 c'è stato un aumento rispetto all'anno prima dell'8% del PIL, 8,5%. Non ho capito. No, dico nel 2020, sì. Quindi è cresciuto il PIL dell'8,5% rispetto all'anno precedente. No. Quale anno precedente? Lei non sa niente dell'anno precedente. No, 2015 volevo dire. Ah, ok. Allora, primo problema rispetto alla sua definizione è l'anno precedente. Secondo problema è cresciuto il PIL. No. È cresciuto il PIL reale, non il PIL. Che vuol dire che è cresciuto il PIL reale dell'8,5%? Mi dica, è la parte di produzione, la parte reale, quella che ci interessa, le quantità. Vuol dire che questo sistema economico, da un punto di vista della produzione, quindi da un punto di vista reale, è pari all'8,5%
tra il 2020 e il 2015, ok? Che vuol dire 13% deflatore del PIL? Crescita? Era la differenza tra il PIL nominale e il reale in un tempo. E che misura? Il rapporto tra PIL reale e PIL nominale. Che misura? La variazione dei prezzi, l'inflazione è una delle misure dell'inflazione. Bisogna sciogliersi per forza. Per forza. Ok? Un altro problema interessante di questo testo è il problema 9. Cioè di questo testo, di questo capitolo, quindi siamo al capitolo 2, problema 9 è un altro problema interessante che vi può essere utile, tutte le tipologie di problemi simili. Prof. Sì? Mi scusi, innanzitutto buongiorno. Senta, ma stiamo facendo il primo calcolo della percentuale delta del PIL reale. Sì. Ma non mi viene 8,5. E quanto ne viene? Se faccio 72,2 meno 77. 2,7. Come? 72,7. Ah, ok, allora si vedeva male dalla lavagna, mi perdoni. Grazie. Sì. Se poi ha qualche altro dubbio, mi dica. No, stavo pensando a una cosa, sì, in effetti non c'entrava niente con, ma era per farvi un esempio del, noi abbiamo parlato di del ruolo dell'informazione all'interno dell'economia, delle interazioni fra gli agenti e quanto sia importante non avere asimmetrie informative. Quanto sia importante anche, un altro tema che non ho trattato con voi, ma vedremo dopo, è il tema del freeriding. No? Sapete, vi ricordate cos'è il freeriding? No, prima che non so adesso, in via. Non è un telefono umano. Quella bisogna capirla, quella è, bisogna capirla. No. Non c'entra niente col vostro corso. Un ufficio stampa che cita per lei. No, vai in ritardo, vai in ritardo, mi dica. No, sì. Però era un soggetto che si muoveva nel mercato senza tener conto di determinati fattori. Cioè, mi ricordo appunto qualcuno che stabiliva prezzi o comunque acquistava senza tener conto di vari fattori, però non mi ricordo di Ci sono dei temi importanti nell'interazione, appunto. Uno è quello che abbiamo detto prima, la simmetria informativa. Il freeriding è molto vicino a quello che mi dice, no? Quando io ho la possibilità di usufruire in qualche modo del benessere, dell'utilità di un bene senza pagarne le conseguenze di questo mio utilizzo. Okay? Questa è simpatica come situazione, no? C'è un bene che io posso utilizzare perché qualcun altro ha sopportato i costi del produrre quel bene, ma non mi può in qualche modo escludere dall'utilizzo di quel bene. E poi c'è un altro ancora interessante, che è le scelte rispetto alle interazioni con gli altri,
che sono i diversi equilibri nella teoria dei giochi, quindi l'equilibrio di Nash e come si arriva a determinare un equilibrio dato un comportamento razionale degli agenti. Quindi stavo pensando a un esempio da farvi per farvi capire questa cosa, però lo devo costruire un po' meglio. Tutto qui, scusate la... Quindi, la mia ignoranza, non so se Mario le può servire per un esempio, però io quando ho iniziato a studiare politica economica associavo il free riding al monopolio, perché mi sembravano in un certo senso simili come definizioni, e questo era quello che pensavo quando ho iniziato a studiare, ecco. Però non è stato più... No. Pagarne i costi, perché qualcun altro l'ha pagato. No? Questo è il freerider. Questo è. Però sto cercando di fare un esempio che mi possa aiutare a... Però perché ho un esempio in mente, vorrei declinarlo bene per farvi capire un concetto importante, ma dove nel vostro percorso di studio dov'è, senza darvi un esempio che poi non è collegato a quello che fate. Quindi piano piano ci arrivo. Un esempio di free riding, prof. Un esempio della vostra interazione con la lezione, che okay. Poi si può rifare a un concetto che studieremo più avanti, che non è esattamente free riding in realtà. Per quello ci stavo pensando, perché l'esempio che ho in mente non è esattamente free riding. Ok. Dopo alla fine lezione ve lo dico, non vi lascio il problema interessante, ho detto problema numero 9 del capitolo 2. Allora, si consideri un sistema economico in cui operano solamente due imprese, le cui attività possano essere sintetizzate come segue. Qui abbiamo l'impresa A che ha una struttura di costi e ricavi fatta in questo modo: salari, 120, acquisti da B per 100, importazioni, beni, intermedi per 200 e ricavi a esportazioni per 110, vendite a B per 200 e vendite finali, vendite al pubblico per 600. La struttura dell'impresa B è la seguente: sempre costi e ricavi, salari per 200, acquisti da A per 200, imposte indirette per 100, vendite ad A per 100, vendite a pubblico per 400. Calcolate il valore del PIL di questa economia seguendo le definizioni che conoscete. Sì. Mi resta a leggere nella impresa 600 a cosa corrisponde? Vendite al pubblico. 300, non è vendite a B. No, ok, sinistra, sinistra, no.
importazioni di beni intermedi. Ok? La domanda è: calcolate con le definizioni che conoscete da testo il PIL di questa economia. Ok? Prima definizione. La somma dei beni e dove stanno le quantità? La somma dei beni, del valore dei beni finali per il periodo di tempo. Finali. Ok, quindi qual è il valore dei beni e dei servizi finali per A? Numeri, Sommatoria. Di che? Dettare per favore. 120. Dov'è 120? Salario. Acquisti 100, okay. Più 100. Più 200. Ma per intermedio. No. Cancello. Esatto. 100 adesso. Impresa stiamo facendo. Esportazioni 110. Ce la mettiamo a esportazioni. Non lo so, io non lo so fare. Io sono un mero esecutore della vostra volontà. 120 più 100, perché esportazioni e vendite. Allora, se calcoliamo i salari. No, allora, andiamo per ordine. Abbiamo detto che i metodi sono tre. Ma avete detto, il primo che facciamo è il valore finale dei beni e dei servizi. E io vi ho chiesto, bene, ditemi che devo fare per calcolare il valore finale dei beni e dei servizi per l'impresa A. Io sommerei... Allora, l'esportazione funziona la parte destra, per i servizi quindi la parte destra, giusto? Lei sommerebbe la parte destra. Sì. Ok. Perché salari tutta? Perché i salari acquisti sono costi che ha l'azienda, il salario è un costo. Ok, allora facciamo una cosa alla volta. Le esportazioni sono introiti, quindi le esportazioni sicuramente è un introito del 110. Vedi, perché io guadagno sul 200, sì. Sono i posti intermedi. No, queste sono importazioni. No, quindi per esportazioni e vendite. Quindi sono tutte queste? No, lei non è d'accordo. Perché non è d'accordo? Lei, no, con la maschera bianca che ha fatto. No, io metterei le esportazioni e le vendite finali. È quello che ho detto. No, lei ha detto tutto. No, esportazioni e vendite, ho detto. No. Non metterei le vendite a B. Lei non metterebbe le vendite a B. Siete d'accordo? Sulla testa esportazione e vendite, su quello che guadagno. Siete tutti d'accordo? Una minoranza? No. Però? Le esportazioni potrebbero essere già considerate. No, le ho separate. Se no. Ok. Allora, queste non va messe e siamo d'accordo perché sono vendite all'alto. Questo va messo, va considerato che ci sono queste. Le importazioni vanno sottratte. Ok? Valore finale. Per l'amico. Chi è l'amico? L'amico A 600 più 110 meno 200 uguale 510. Per l'amico B quanto è? 400 meno le cose abbiamo e meno le imposte, ma no, meno le imposte? È sempre il discorso del valore finale. Queste sono importazioni, queste sono imposte, sono due cose diverse. No, importazioni. Ma abbiamo detto che le vendite ad A non vanno calcolate come le vanno calcolate. Queste non vanno calcolate. Queste ci vanno, certo che devo togliere. No. Perché quelle sono imposte. Esatto. Ok, ci siamo, quindi valore finale B
400, somma, PIL 9,10. Ci siamo? Secondo metodo. Valore aggiunto. Bene. Valore aggiunto, come si fa? Il valore finale meno i costi dei beni intermedi. Il valore finale meno i costi del bene. Allora, questo è il valore del bene e servizi finale, l'abbiamo capito. Valore aggiunto di A. Ditemi. Posso fare una domanda prima di andare avanti? Sì, certo. Quando avete fatto del PIB, che dopo un tanto. Cioè, per voi il PIB è rapporto da PIL nominale, PIL reale, per tutti. Quello è il deflatore, eh? Sì. Quindi PIL nominale, da PIL nominale, verso le quantità, quindi abbiamo la... dato è il PIL reale, quindi il PIL reale è sempre uno. Nell'anno base è sempre uno, certo. Nell'anno base è sempre uno, certo. Ok, allora, valore aggiunto per l'impresa A. Qual è il valore aggiunto per A? Mi date la definizione di valore aggiunto, così magari prima di andare ai numeri ci arriviamo? Esatto, esattamente. La somma di tutti i beni finali e i costi intermedi, chiamiamoli così, ok? Perfetto. Quindi qua che faccio? Sommo tutto. Ok? Sottraggo solo quanto mi costa. Quindi questo e questo. Quindi è 600 più 200 più 110 meno 200 meno 100. Ok? Che fa? Più 200 meno 100 più 200, 610. Quindi 610 è il valore aggiunto per A. Per B, qual è il suo valore aggiunto? 500, perché faccio 400 più 100 e sottraggo i beni acquistati come beni intermedi, 200. Quindi 500 per 200 fa 300. Quindi il PIL per il metodo del valore aggiunto è 910, guarda un po' uguale a quello di prima. Ok? Terzo metodo. La somma dei redditi. Perfetto. Allora, i redditi per l'impresa quali sono? 120 che cos'è? Salari, quindi quello è uno dei redditi. Salari A. Poi c'è qualche altra cosa? Il profitto? Il reddito dell'impresa. Ci sono i salari e c'è il reddito dell'impresa. Come lo calcolo? Vendite. Meno acquisti. No, sì. Meno importazione per intervento. Il reddito dell'impresa.
l'utile, no? Dell'impresa. Come lo faccio? Esatto. Tutti i ricavi per tutti i costi, quindi 6, 2, 8, meno 9 e 10, meno 2, 3, 4 e 20, ok? Che fa 4 e 90. Per l'impresa B, salari 200, utili 0. Manca qualcosa? Manca qualcosa, punto interrogativo? Facciamo la somma, no? Così vediamo se ci torna, no? Non torna. Scusate, perché sotto i 200? Facciamo la somma intanto. 4,90 più 200 quanto fa? 6,90. 7,90, 8,10, è sotto di 100, ok, quindi è sotto di 100, no, c'è qualcosa che non torna, perché il PIL è sempre quello, deve essere dato la definizione che usiamo, differente alla definizione che usiamo. Chi mi sto dimenticando? Chi vi state dimenticando? Ricordatevi un po' il PIL, va? Chi c'è dentro? Questa è la definizione che stiamo usando nel primo. Quando parliamo di redditi, no? Quindi quando abbiamo dentro i vari agenti, chi c'è dentro? Lo Stato c'è. Queste qua sono parte di questo conto. Perché? Perché è quanto si mette in tasca lo Stato. E quindi dobbiamo aggiungerle al nostro calcolo. E anche qui 9,10. Ok? Ci siamo? Bene. Quindi su questo dovremmo essere tutti contenti. No? Esercizio lo facciamo, dai. Allora, che altri esercizi ci sono interessanti? Questi qua sono tutti, adesso io vi ho fatto i tre esempi più completi per vedere un po' tutto quello che abbiamo trattato nel secondo capitolo. Chiaro che se andate a vedere gli altri e vi esercitate, male non fa per il capitolo 2, ok? Capitolo 3. Ah, capitolo 3 ne ho scelto uno, che è il problema numero 10. Ok? Il problema numero 10, che è omnicomprensivo ed è anche un pochino così un po' più articolato rispetto a la nostra rappresentazione dei temi trattati nel capitolo 3, che sono l'equilibrio nel mercato dei beni e dei servizi, quindi la costruzione poi della curva di S, no? Questo è sostanzialmente l'argomento trattato nel capitolo 3. Allora,
supponete che un'economia sia caratterizzata dalle seguenti equazioni. Domanda aggregata, io adesso uso una terminologia che c'è sul testo, eh? Domanda aggregata Z uguale C più I più G. Anzi no, non dice sta Z, c'ha ragione, non ci dice proprio. È fastidiosa la Z. Il consumo è definito come C0 più C1 per Y. La tassazione è fissa, quindi il mio reddito disponibile è Y meno T, dove T è uguale a 100. La mia propensione marginale al consumo è 0,3. I miei investimenti sono esogeni, che pari a 200. La mia funzione G sorpresa sorpresa non è più esogena, ma è endogena con un G uguale a 0,2. Ok? Allora, calcolate il livello di equilibrio del reddito di tale economia. Cosa mi sta chiedendo? Ma lei sta facendo foto per il gruppo di che non vedono la casa, professore. Ah, non vedono la casa? No, no. E come non vedono? Non la vedono. Perché proprio vedendosi dall'alto. Non ho capito. Innanzitutto noi la vediamo un po' dall'alto. La vedete un po' dall'alto, ok. E quindi non è molto chiara l'immagine. E determinate lettere o numeri non si vedono molto bene. Ma se avete il testo potete vederlo sul, perché io lo sto copiando mano a mano, eh? Ok? Ok. Se avete il testo vi manderanno le foto. Noi vi aspettiamo sempre con gioia qui, da casa. Prof, ci sto sempre. Cosa? Ma la collega c'è sempre. Però vedete che c'è questa cosa. Io anche, ma purtroppo sono positivo da martedì, quindi mercoledì faccio il tampone. Sicuramente qualcuno di voi è a casa perché purtroppo la pandemia ancora circola, quindi immagino che di questi 16 sicuramente qualcuno ha. La cosa interessante, un bello studio da fare, secondo me, è la correlazione fra giorno della settimana e numerosità delle persone che stanno a casa. Secondo me c'è una certa relazione fra il fine settimana e questo numero, come c'è, secondo me, una certa relazione fra tempo e dico meteo e presenza in aula online, no? Secondo me è una cosa interessante. Sì, un bello studio da fare. Sì. Vediamo un po' se mi vedo i consumi fissi. Ha ragione, i consumi fissi sono 100. I consumi fissi. Sto ancora pensando all'esercizio di... Come faccio qui? Uguale
Y uguale a T. Ok? Y uguale a D mi dice che cosa? Inizio a mettere i pezzi, no? Y uguale consumo 100 più 0.3 per Y e consumo l'ho messo a posto, giusto? Questo è D, no? Poi devo aggiungerci D. Gli investimenti che è 200, poi devo aggiungerci lì la spesa pubblica che è 100 più 0,2 per Y. Ok? Ho scritto bene questa? Sì. Però qua ci metto questo, ecco che non l'ho scritto bene. Ok? Quello che comunque ragazzi, la mamma ragazza è impossibile, a parte questa mazione. A quella l'alla, vedi? Ok. Chi è che ha detto che da casa è impossibile? Dimmi, ditemi, che cerco di darvi una mano, a voce. No, prof, sono io, Chiara. Io sono sempre presente dalla prima lezione. Oggi da casa è proprio tosta. C'è un altro... Ti arriva in un altro modo la lezione, non c'è niente da fare. Faccia pubblicità all'aula. Invito a essere presenti. Io sono convinto che la lezione in aula è più sensata, però insomma, dovete esserne convinti anche voi, a parte chi si deve mettere in quarantena perché appunto siamo ancora in pandemia. Bene, qui che faccio allora? Risolvo per Y, allora risolvo, esce fuori la soluzione ad occhio, che vedete voi rispetto a quello che abbiamo visto in classe? Qual è l'elemento nuovo? La funzione di G. La funzione di G. G era solo in spesa autonoma. Ora, questo qui, dove mi aspetto di ritrovarlo? Nel mio equilibrio? O intanto, lasciando a voi la risoluzione della cosa, è semplice, ci ricordiamo com'è genericamente Y star, no? Abbiamo detto a qualsiasi è quello che ci ritroviamo di fronte, è un moltiplicatore per la spesa autonoma. Poi devo capire che c'è dentro il moltiplicatore, poi devo capire che c'è dentro la spesa autonoma. Però, insomma, tutto sommato, io mi aspetto, adesso non ricordo se ho usato M, mettiamo M, questo. Moltiplicatore M per spesa autonoma A. No? Ora, l'ultimo, scusate, il più semplice che abbiamo visto noi di questo era il moltiplicatore 1 su 1 meno C1 in questo caso. Giusto? Perché non avevamo tassazione proporzionale. Poi abbiamo fatto una variazione, abbiamo detto, ma mettiamo la tassazione proporzionale e questo è cambiato. E c'era l'aggiustamento per 1 meno T. Ora questo qua, dove me lo aspetto io? Questo pezzo nuovo? Nella spesa autonoma o nel moltiplicatore intanto? Nel moltiplicatore. Come... Cioè, ha la stessa valenza di questo qui, vedete? È uguale. Quindi addirittura io, se sono abbastanza attento, so anche come è fatto. Perché essendo questo il segno di questo moltiplicatore qui, no? Positivo, stessa cosa qui, si comporterà come quello.
allo stesso modo, tant'è che io poi lo porto dall'altra parte, cambio il segno, raccolgo Y e scopro che in questo caso il mio moltiplicatore sarà questo. No? E questo che mi dice, se tu hai la spesa pubblica che è funzione di Y e che cresce al crescere di Y, il tuo moltiplicatore è più grande. Perché non hai solo l'effetto moltiplicativo del consumo, ma hai anche l'effetto moltiplicativo della spesa pubblica. Ok? Possiamo metterlo sul grafico? Possiamo metterlo sul grafico? Sì. Cioè, la metodologia rende l'idea. Un bel grafico che rende l'idea. A volte è più semplice partire dal grafico, non perché per leggere dal grafico è il contrario. Sì, stiamo mettendo sul grafico. Allora, questo è il grafico originale dove l'intercetta cos'è? Tutta la parte di spesa autonoma. Il coefficiente angolare della linea AD su questo grafico cos'è? La propensione marginale al consumo. Ora, se io ho la spesa pubblica, sì, che ha sempre il pezzo di spesa autonoma più un pezzo che deriva da Y, come cambia questa? È più inclinato. Ok? Ci siamo? Ok, vediamo qual è l'altra domanda. Spiegate le differenze tra il moltiplicatore di questa economia e quello derivato nel caso generale in cui la spesa pubblica esogena l'abbiamo fatto. No? Risparmio privato, derivate il livello di equilibrio di risparmio privato mostrando la sua relazione con la spesa pubblica. Quindi questo lo lasciamo. Risparmio privato come lo trovo? Adesso vorrei. Però c'è anche qualcun altro, no? Più? C'è più risparmio pubblico. E quindi che cosa faccio? Te metto dentro tutti i diritti e risparmio privato. Ok? Ok.
Questo è l'esercizio più comprensivo che potete trovare sul capitolo 3. Ce ne sono altri diversi da fare, come al solito date su un'occhiata e cerchiamo di provarli così da essere più tranquilli quando andiamo a fare il nostro esonero. Vediamo sul capitolo 4 quale avevo scelto. Ne avevo scelto uno, eccolo qua, che dava un'ulteriore diversa rappresentazione del mercato della moneta questa volta, perché il capitolo 4 è il nostro capitolo che introduce il mercato della moneta, equilibrio sul mercato della moneta e quindi di conseguenza poi curva LM. Ho scelto un esercizio che dà un'ulteriore interpretazione o, se volete, una diversa declinazione del mercato della moneta. Il problema è il 14. Il problema è il 14. Il 14 cosa ci dice? Sempre allora, capitolo 4, 14. Consideriamo un sistema economico dove gli individui detengano sia circolante sia depositi. Assumiamo che la domanda di moneta sia uguale a 1200 meno 8000 per i. Assumiamo che il rapporto circolante su moneta è uguale a 0,5. Assumiamo anche che il rapporto riserve su depositi sia uguale a 0,2. Assumiamo infine che la moneta ad alto potenziale H sia uguale a 500. Circolante su moneta, riserve su depositi. Ok? Calcolate il tasso di interesse di equilibrio nei mercati finanziari. Domanda. Che faccio? Il tasso di interesse di equilibrio sui mercati finanziari. Che dite? Che mi sta chiedendo di fare? Trovare la moneta, utilizzare sì il circolante riserve per trovare moneta e poi circolante riserva per trovare moneta e poi ok, ok. Quindi lo scopo è trovare l'equilibrio, giusto? Quindi in ogni caso teniamo a mente che da qualche parte a
nella nostra evoluzione dell'esercizio non stiamo facendo altro che offerta uguale a domanda. Okay? La domanda di moneta ce l'abbiamo, eccola qua, l'offerta sappiamo da chi arriva e chi l'ha in mano. Questa qua che cos'è questa H? La moneta ad alto potenziale delle dirette dipendenze della banca centrale, che roba è? È CUQL. Circolante più riserve perché le decide lei. Giusto? E fino a qui ci siamo. Questa la conosciamo. Ora, giustamente, come diceva lei, io devo mettere in qualche modo queste in relazione con M, altrimenti come faccio a fare equilibrio? Con M, o M, questa, ok? Relazione tra circolante ed M. Dove la trovo qui? Circolante diviso M è uguale a 0,5, mi ha dato lui il dato, quindi circolante uguale a 0,5 per M. Semplice, no? Quindi io posso scrivere 0,5 per M. Poi riserve. Le riserve sono queste. E quindi? D. Dove è il cancellino? Ma non c'ho M. D che cos'è? Boh, devo trovare, devo capire in questo modello come tiro fuori una relazione tra D ed M. E qua è solo ragionamento, ragazzi. Eh? Tutto quello che io non tengo in circolante lo deposito. Non posso fare nient'altro. Ok? Quindi, se ci lo tengo come circolante, 1 meno C, 1 meno 0,5, lo tengo come depositi. Ok? E allora alla fine sono a posto, perché metto qui questo. Poi metto dentro l'equazione della mia domanda di moneta 1200 meno 800, scusate, 8000 per I, dove c'è scritto MD qua. Chiaramente questo vi conviene raccoglierlo, no? Questo lo potete scrivere in maniera più sensata in questo modo. MD ci metto quel 1200 meno 8000 per I. Tutto questo è uguale a 500, un'equazione lineare in un'incognita che è il mio tasso di interesse, risultato 4,56. Ok? Questa? Allora, lui testo ha dato noi un rapporto che è le riserve sui depositi e poi conosciamo il rapporto circolante su moneta. Ok? Questo numero qui che lei chiama C, 0,5, quello che vuole, non è nient'altro che la percentuale
di moneta complessiva che lei tiene in circolante. Ok? Chiaramente l'altra, quella che non tiene in circolante, la deve tenere per forza in depositi, non ha altre alternative in questo sistema economico. Ok? Quindi a questo punto lei sa che se 0,5 quanto le tiene in circolante, 1 meno 0,5 sarà quanto lei deterrà in depositi. Poi sa che le riserve hanno questo rapporto con i depositi e quindi lo scrive in questo modo il valore dei depositi per avere un'unica relazione di tutte le variabili con la tua domanda di moneta. E a quel punto riesce a trovare il suo tasso di interesse che abbiamo detto essere 4,57. No, non vedo. La faranno santo? Scusate, 4,56 è il risultato. Questa è una parte, questa è l'altra. Ragazzi, la leggete da casa? Sì, Luca. Grazie, grazie. Allora, poi, seconda domanda sull'esercizio. Assumete che la banca centrale venda titoli per un ammontare pari a 100. Calcolate il nuovo tasso di interesse di equilibrio. Assumete che la banca centrale venda titoli per un ammontare pari a 100. Calcolate il vostro nuovo tasso di interesse. Che succede al nostro modello? Perché che cosa sto facendo? Sto ritirando circolante dalla mia dal mio sistema economico. Vendo titoli, ritiro moneta ad alto potenziale. Quindi semplicemente invece del 500 metterò 400. Dove mi aspetto vada a finire il tasso di interesse? In alto, c'è un eccesso di domanda di moneta a quel tasso e quindi devo alzarne il prezzo per abbassarlo. Ok? Ok. Salute. Ecco qua, allora, per il capitolo 5 un possibile esercizio abbastanza omnicomprensivo è il problema numero 1. Supponete che il mercato dei beni sia rappresentato dalle seguenti equazioni, la solita nostra equazione y
uguale C più I più G, dove C è uguale a 180 più 0.7 per YB. La tassazione è uguale a 400, la spesa pubblica è uguale a 400 e i miei investimenti sono uguali a 100 meno 18 per il tasso di interesse più 0,1 per Y. Ho messo tutto? Sì. 0,7 per YD. Calcolato il livello della produzione che assicura l'equilibrio nel mercato dei beni quando il tasso di interesse è 5, 10, 15 e 20. Noi meno 18i più 0,1y. Quindi la prima cosa è calcolate il livello della produzione che assicura l'equilibrio sul mercato dei beni quando è uguale a 5, 10, 15 e 20, il tasso di interesse. Ok? Che modello mi sta mettendo davanti? La banca. Mi dica. Dice cosa fa la banca. La banca fa variare il tasso di interesse. Allora, lui mi sta chiedendo, no? 4 equilibri a 5, 10, 15 e 20 di questo mercato. Che mi sta facendo costruire? La IES. Ricordate come abbiamo costruito la IES noi? Abbiamo detto a un certo punto cambia il tasso di interesse. Io non lo so mica perché, no? Però trovo un altro equilibrio. Quindi mi sta facendo costruire la IES. Mi fa trovare quattro coppie, Y tasso di interesse, quindi sono quattro punti che appartengono alla curva IS. Ok? Io non devo fare nient'altro che per ciascun punto prendere il primo tasso, 5, lo metto qui, risolvo per Y. Secondo punto, 10, lo metto qui, risolvo per Y. Trovo tutte le coppie che mettono in equilibrio coppie, reddito, tasso di interesse, che mettono in equilibrio il mercato dei beni per costruire la curva IS. Ok? Mi bastavano due di coppie, giusto? Sì, essendo lineare. L'interesse invece. No, gli interessi da trascurare, professore. La seconda domanda vi chiede come variano le componenti della domanda, quindi consumo, risparmio e investimenti, in seguito all'incremento di Y, scusate, di I, del tasso di interesse, vi chiede di spiegare che succede. Mi sta dicendo aumenta I. Gli investimenti già lo so che diminuiscono, no? Quindi diminuisce la... Quindi diminuisce la produzione. Quindi al consumo che succede? Quindi al risparmio che succede? Ok, cala tutto. Questo ci sta chiedendo. Anche qui gli esercizi sono molto semplici. L'unico interessante che ho trovato è questo. Gli esercizi sono molto semplici perché abbiamo una funzione di curva LM che è data, no?
quindi tutti gli esercizi li vedete come ve li presenta il libro. Vediamo se c'è qualcosa a portata di mano. Proiettando? Forse quello che è acceso? E dobbiamo aspettare solo che si scaldi. Ai ai ai! Cacciato fuori dalla lezione, no? Ok, allora vediamo di vederlo un pochino più cicciottello questo. Ho trovato l'esercizio generico, più generico possibile, che una volta ho dato un compito per gli SLM, no? Quindi che cosa ho? Ho la funzione del consumo, la funzione degli investimenti, la funzione della spesa pubblica, la domanda di moneta, l'offerta di moneta, il livello dei prezzi. E chiedo di costruire la IS, costruire la ILM e vedere che cosa accade al modello ISLM facendo aumentare la spesa pubblica e mostrarlo anche graficamente. L'ho messo così in maniera generica perché? Perché mille volte ci siamo detti qualsiasi sia la notazione, il modello sempre quello è, quindi se a posto di A, B, T, C piccolo, I, D, G, metto dei numeri, risolvo per i numeri, ok? Quindi copiatevelo questo, così avete un riferimento rispetto a un modello ISLM che non sia con la LM piatta, che in questo caso la LM non è piatta, ma la banca centrale in questo modello fissa l'offerta di moneta, e quindi potete giocare rispetto a un possibile esercizio ISLM. Per quello io le consiglio di copiarsi quello che c'è scritto, poi piano piano vede, ah, ma qua che ci devo mettere, ok? Così vi rendete conto che appunto la notazione è semplicemente notazione. Esatto. No, la differenza rispetto agli esercizi che trovate, capitolo 5, è semplicemente il fatto che non avete la LM piatta, non è LM I uguale I barra qui, ma LM è una funzione. Allora, mentre voi copiate, poi mi date notizia anche da casa.
No, 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 ve lo copiate e ve lo tenete per casa. Fotografato. Ah, avete fotografato, perfetto. Ok, vi lascio anche un altro esercizio per il capitolo 6, che è il problema numero 9. Adesso lo leggiamo insieme e vediamo un pochino lo sketch delle soluzioni, poi provate a farlo da soli, ok? Da casa ve lo siete preso questo testo, ormai che l'ha fotografato, ve l'avrà mandato, quindi possiamo ritornare. Vado trovando, cara, ho provato tranquilli, eh. Sì, sì, tranquillo Luca, grazie. Io l'ho preso, scherza. Perfetto. Tanto avete nel gruppo ci sono. Quanti sono i partecipanti al gruppo? Quelli che devi darla più quattro da casa. Ma quindi il gruppo non è omnicomprensivo? No, c'è il gruppo nostro, c'è il gruppo universitario e poi c'è il gruppo diciamo per la 28 partecipano. Il 28 partecipano. Gli iscritti al corso sono 28. No, giusto? No, sono di più. Il gruppo convenzioni di sono al gruppo WhatsApp, sono dei poca. Ah, ok. Gli iscritti al corso sono di più. Ho capito. Allora, che devo fare? Devo togliere questo, che non ci serve più. Devo togliere questo, che non ci serve più. Ok, e posso riprendere alzando il mio schermo a ragionare sull'ultimo esercizio che vorrei voi guardaste. L'ha fatta lui. Alla, no, adesso ve lo leggo. Adesso ve lo leggo. Non lo segno, ve lo leggo e lo discutiamo. Quello che ho fatto vedere io e che è stato fotografato è un esercizio che io facevo in triennale e potete utilizzarlo come base. Invece sul capitolo 6 da guardare il problema numero 9 e dice: supponete che il paese X sia descritto dal modello ISLM esteso. L'obiettivo della banca centrale per il tasso di interesse reale è 3%. Il premio per il rischio X è 1%. Supponete che in seguito a un'inattesa recessione una quota crescente di cittadini non riesca a pagare le rate dei propri mutui e il premio per il rischio diventi 4%. Come varia il tasso sui prestiti? Come si modificano le curve ISLM? Cosa accade a Y e R?
Quindi, come varia il tasso sui prestiti? Come si modificano le curve IS e LM? Cosa accade a Y ed R? Spiegate e rappresentate graficamente. Secondo punto. A che livello deve portare la banca centrale il tasso di interesse se non vuole che il tasso sui prestiti vari? Quindi, che deve succedere a questo per far sì che il tasso di interesse sui prestiti non vari? C. L'obiettivo della banca centrale, identificato al punto B, vale a dire che il tasso di interesse sui prestiti non vari, potrebbe essere raggiunto se l'inflazione attesa fosse pari a meno 1%? Quindi mi sto chiedendo, che succede al punto B se l'inflazione attesa è uguale a meno 1%? Spiegare. Negativa. Ultimo punto, qual è il livello di inflazione attesa minimo compatibile con l'obiettivo, sempre il B, della banca centrale? Qual è il livello di inflazione attesa minimo compatibile con l'obiettivo, sempre quello in B, quindi che il tasso sui prestiti non vari? Ok? Ci siamo? Posso fare la polemica? Sì. Numero 9. Ah, tutto questo? Sì, tutto questo. Basta, solo una faccia la lunga. Ok, è stata fatta la foto, quindi la troverete. Che cosa succede? Qui. Su che cosa dobbiamo ragionare? Il modello esteso che ci dice? Il modello esteso noi l'abbiamo esteso intanto perché abbiamo definito il tasso reale, no? E quindi sappiamo il ruolo dell'inflazione, il tasso reale, e poi abbiamo aggiunto il premio per il rischio. Il prestito, no? Non è più pari semplicemente a 1 più i, no? Ma è 1 più i più x. Quindi devo tenere a mente questa equazione per risolvere la questione e dire che succede se passa da 1 al 4%, se il premio a rischio passa da 1 al 4%. Ok? Se qua non mi parla di inflazione, vuol dire che sta ragionando semplicemente in termini di tasso reale. Poco male, ok? Io o il grafico lo faccio in termini di tasso reale, oppure il tasso nominale è uguale al tasso reale e l'inflazione è uguale a zero. Ok? Poco male. L'importante è che tengo presente questo. Vi chiedo un'altra cosa. Siete in grado di trovare la probabilità di fallimento quando, cioè la variazione di probabilità di fallimento quando il premio per il rischio passa da 1 al 4%? Dovesse essere in grado di farlo, perché ieri abbiamo rappresentato la relazione tra tasso risk free e tasso con l'aggiunta del premio di rischio, no? Quindi potete risolvere quell'equazione, no? Sostanzialmente risolvendo questa, questa parte qui non ce l'ho, 1 più x più y, scusate, risolvendo questa io posso trovare
se ciò sia X, dei la probabilità di default. Quindi posso tranquillamente dire come è cambiata la probabilità di default. Provate anche a fare questo di esercizio, ok? Questo fatelo per casa, poi la prossima volta mi dite com'è andata. Con me? Ok ragazzi, abbiamo finito. Ci vediamo mercoledì. Grazie a voi.